sentimento politico in Europa è assente. Allora, questi tre focus che ovviamente sono sui giornali da diverso tempo, nella discussione politica e scientifica, lo stesso nome, hanno chiaramente origine un percorso che è in parte il processo di integrazione e in parte è ovviamente la crisi. Intanto penso che tutti quanti noi, questo è più o meno la destinazione del titolo di questo incontro, tutti quanti noi dobbiamo essere molto molto grati a chi ha organizzato questo evento, anzi questa serie di eventi, quindi Bartolomeo Miscioni, Daniela Casaccia innanzitutto, ma poi soprattutto l'Istituto di Gia ospita, perché naturalmente ha messo a disposizione sede, tecnologie ed energie che sono indispensabili perché un incontro di questo tipo possa avere luogo. Grazie infinite, grazie a voi per quanto riuscirete a prestare attenzione a quanto vi racconterò, ma soprattutto, vediamo molto, per quanto animerete poi l'incontro con un dibattito sulla base delle vostre curiosità, delle vostre domande, anche come si può dire provocazioni, anche considerazioni che non necessitano di risposta. Allora, partendo un po' da lontano, come questo processo di qualche misura integrazione economica, politica e sociale tra gli stati europei. Inizia con la seconda guerra mondiale, inizia con un aspetto estremamente negativo e drammatico della convivenza in Europa. L'idea di istituire le comunità nasce dalla necessità, dalla proposta di neutralizzare delle cause di conflitto nel cuore dell'Europa, mettendo in comune le risorse per le quali fino a quel momento gli stati del centro dell'Europa si erano fatti. La comunità europea del carbone e dell'acciaio nel 1951 nasce con questo obiettivo. Il bacino della Ruhr nel cuore della Germania, dopo la fine della prima guerra mondiale, era stato occupato militarmente, un bacino produttivo di carbone e acciaio, militarmente dalle potenze vincitrici della prima guerra mondiale, perché attraverso le risorse generate dallo sfruttamento di questo bacino, pretendevano che la Germania pagasse i danni della prima guerra mondiale, che è una delle leggi del diritto internazionale bellico, di perdere la guerra per poi pagare danni. Sono
riforma del processo di integrazione europea, come vedremo, ma soprattutto la guerra scaturente dalla gestione di queste risorse, con il sostegno degli Stati Uniti, quando il piano Marshall sostiene la ricrescita economica dell'Europa distrutta dalla seconda guerra mondiale, quindi si decise di evitare che, come acciaio innanzitutto, ma le risorse economiche in generale, fossero motivo di conflitto. Due guerre mondiali in un arco di tempo così breve non sono una cosa che capita spesso, come nella lunga storia del mondo civilizzato. Quindi si pensò che il carbone e l'acciaio nell'area centrale dell'Europa dovessero essere risorse non più utilizzate per creare una competizione tra gli stati. Oltretutto, carbone e acciaio, come poco dopo vedremo, l'energia atomica, sono strumenti ovviamente di crescita economica, ma anche risorse indispensabili per chi voglia muovere la guerra, e di affidare viceversa un'autorità indipendente, un'autorità che aveva il compito di creare un mercato concorrenziale di queste risorse essenziali per l'economia dell'Europa, in modo tale da evitare che gli Stati competessero tra loro fino alla guerra per l'accaparramento e l'utilizzo di queste risorse. Questa autorità era l'embrione di quella che diventerà poi la Commissione europea. È il motivo per cui la prima comunità europea nasce. Ha per oggetto un settore limitato del sistema politico, il carbone e l'acciaio, perché da lì si pensava geograficamente nel cuore della Germania che potessero rinascere e risorgere le stesse tensioni che in qualche modo avevano fatto fallire la pace del 1918, gestita dalla prima guerra mondiale. Naturalmente, questo è un sistema che nasce essenzialmente tra i paesi dell'Occidente. Negli studi di storia che ha fatto sul 400, fu scritta nel 1945 la Costituzione del mondo, aliata l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la Francia, misero insieme le risorse militari per sconfiggere le potenze dell'asse, che la rendevano militare, ma allo stesso tempo un progetto di spartizione geografica dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale in aree di influenza. Insomma, ci può ricordare che una parte dell'Europa, questo fu realmente il caso, cioè si generò un'area di influenza, nell'altra parte ha detto un'operazione militare di fatto dei governi in qualche misura che necessitava della fiducia dell'Unione Sovietica stessa. Come scritta la Costituzione del mondo di Alta, i paesi che poi si avvieranno alla costruzione dell'Unione Europea, che avrebbe chiamato Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, si trovano tutti nella parte occidentale dell'Europa. Con il sostegno finanziario degli Stati Uniti, questa è una cosa che ritorna sempre nel discorso sulle origini del processo di integrazione europea. Quando si inizia a discutere di questo progetto nella seconda metà degli anni 40, quotidianamente dovevano misurarsi le tonnellate di grano che dovevano arrivare dagli Stati Uniti, perché al momento non c'era da mangiare in alcuni di questi paesi, in Italia sicuramente, in Italia meridionale in particolare, e in Germania in particolare. Quindi era un flusso continuo di risorse finanziarie, di prestiti a fondo perduto e di risorse alimentari allo stesso tempo, oltre alla tecnologia e alle materie prime che attraverso la comprensione dell'industria bellica statunitense l'industria civile riavviava il sistema produttivo in Europa. Sul piano politico parallelamente c'è la costruzione di queste idee di mercato. Dentro l'idea di mercato quindi ci sono due elementi di fondo. Il primo è la neutralizzazione dell'economia come causa di conflitto, è il motivo per cui in realtà le comunità europee concentrate su temi economici sono ispirate al principio della pace e della giustizia, come dice l'articolo 11 della Costituzione scritto in quell'asso di tempo. Il secondo elemento è la struttura della
assorbire nel quale la sopportata crisi continua a vista da sola produzione statunitense, una volta che finita la guerra l'industria bellica non aveva più di testa. Attenzione, l'industria bellica è un mercato distorto, perché ovviamente il compratore è lo Stato. Allora, sei stati di roba soltanto, iniziamo un percorso che di lì a qualche anno, 5 o 6 anni, allargò, no? La strategia di messa in comune delle politiche economiche dal settore carbo-siderurgico al settore dell'energia atomica per scopi pacifici innanzitutto, in Europa ovviamente era ancora di là da venire, ma erano già state sganciate le robe sulle scimmie. Quindi la prospettiva di uno sfruttamento dell'energia nucleare per il ribelli dall'altro, ma anche per produrre energia dall'altro, era già in atto e probabilmente essendo questo processo di integrazione, un processo che aveva messo insieme stati tra loro nemici nella seconda guerra mondiale, si ritenne indispensabile che la gestione del mercato dell'energia atomica fosse anch'essi comunque, no? Sempre per neutralizzare il possibile sfruttamento militare. E poi l'avvio di un progetto ampio e ambizioso, quello della creazione di un mercato comune di tutte le materie, di tutti i prodotti e di tutti i servizi, la comunità economica europea. Siamo nel 1957. Alcuni elementi complementari di come si struttura all'epoca il sistema comunitario. All'epoca era comunitario, diventare Unione Europea solo dopo il trattato di Maastricht, no? Dal 91 in poi. Allora, qual è lo scopo di questo coordinamento che non ha ancora una dimensione politica, che si occupa esclusivamente di mercato? Ma innanzitutto quello di creare il mercato attraverso l'eliminazione di regole, la uniformazione di regole. Se l'Europa e i sei paesi originali decidono di costruire tra loro un mercato comune, vuol dire che eliminano tra di loro le barriere doganali. Lentamente iniziano a eliminare barriere quantitative e dazi doganali per merci e servizi che attraversano i confini all'interno di questo piccolo mercato comune, diciamo piccolo mercato perché rispetto a quello che è diventato oggi ovviamente è proprio l'embrione. Il primo elemento quindi è la neutralizzazione delle politiche doganali, uno strumento di protezionismo delle singole economie nazionali nei rapporti reciproci. Il secondo elemento è invece la costruzione di un protezionismo interno rispetto al mercato globale, tariffe doganali comuni dei paesi che prendono parte alla costruzione del mercato comune verso l'esterno. L'unione doganale quindi è il primo nucleo della costruzione di un mercato comune. Facendo un salto del tempo, guardate che la Germania, nella seconda metà dell'Ottocento, intorno alla Grande Russia, nacque così, con una sola unione doganale e con una moneta unica. L'adozione del tale prussiano è una moneta comune a tutti gli stati tedeschi che si federavano in Unione, da cui poi venne fuori ovviamente un progetto politico, costituzionale, diritti fondamentali, insomma i processi di unificazione tra stati un po' si somigliano tutti, il che è utile naturalmente per cogliere queste similitudini, ma come vedremo a chiusura di questa chiacchierata anche per ridurne le differenze che forse hanno un ruolo nella crisi del processo attuale di integrazione europea. Se noi guardiamo l'unificazione italiana post 1861, intorno al Regno di Sardegna e al Patto di Sardegna e l'unione degli stati tedeschi intorno alla Russia, compiono lo stesso giorno di tempo, per confrontare il processo di integrazione europea siamo perfettamente in grado di capire dove si è fermato il processo di
e come forse occorre guardare per capire perché questo processo, invece di neutralizzare i conflitti tra gli stati e la competizione tra di loro, da un certo momento in poi è riformato, cioè da quando poi la crisi dell'euro si ha rivelato che la moneta era uno strumento di competizione tra gli stati e non più uno strumento di cooperazione. Quindi il primo punto della nascita del processo di integrazione sta nel mercato come un'unione economica, ma poi dentro il mercato ovviamente, al di là del ruolo degli stati che viene neutralizzato, cioè l'utilizzo delle politiche doganali tariffarie per farsi la guerra tra loro, c'è probabilmente la competizione tra le imprese. Bisogna generare un sistema di regole concorrenziali che garantiscano agli stati membri che le imprese di ciascuno di essi non riceva discriminazioni sul territorio di ciascuno degli altri. La tutela della concorrenza nasce quindi in primo luogo per ridurre questo pericolo che dallo scontato della discriminazione delle imprese in base alla nazione. Ora qui ci vuole qualche esempio banale per spiegare di quello di cui sto parlando. Negli anni 70 si è in qualche misura consumato il processo di accelerazione del mercato comune che tra tutti gli stati che nel frattempo si erano aggregati agli originali 6 prevedeva la conclusione del 1992. Sono anni in cui l'Unione Europea centinaia per centinaia di direttive comunitarie che contenevano regole a protezione della concorrenza, perché uno degli elementi di fondo della concorrenza nel mercato comune è innanzitutto evitare che gli stati aiutino ciascuno con denaro le imprese nazionali. Avete sentito parlare di aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato sono una cosa che serve a identificare un divieto assoluto in seno di mercato comune. È fatto divieto agli Stati, cioè, di sostenere le imprese nazionali con incentivi fiscali e finanziari, con contribuzione finanziaria o acquistando prodotti da queste imprese discriminando quelle. Quando uno Stato vuole rilanciare l'industria automobilistica, per esempio, no? Per una cosa incentiva la rottamazione, ogni tanto loro con il sostegno della domanda per dare un po' di risorse a chi compra le macchine in modo da consentire che le vendite diventino un po' di più, ecco, lo Stato che decide di fare il governo, che decide di fare questa politica, deve andare alla Commissione Europea e dire: io vorrei fare un programma biennale di incentivi alla rottamazione delle automobili. Uso civile, per uso privato, lo farei con queste regole più autorizzate e la Commissione verifica che la misura non sia discriminatoria. Per esempio dice: guarda, se tu fai una politica di incentivo alla formazione, la devi fare indifferenziata rispetto alla nazionalità delle nostre automobilistiche, quindi ne sarebbe fatta già la Fiat, la Torneo, anche la Renova, la BMW, tutte le imprese di quel settore, tutte le imprese di quel mercato nello stesso modo, perché altrimenti basta l'incentivo alla formazione come un sostegno dell'industria nazionale in cambio dell'industria straniera. Questo è contro il mercato. Quindi la politica degli aiuti di Stato come divieto controllato dalla Commissione Europea è un elemento essenziale della concorrenza. Poi dentro la concorrenza anche le libertà di circolazione, che sono un po' il cuore della nostra chiacchierata odierna. Che cosa sono le libertà di circolazione? Ne avete sentito parlare, io le racconto in una maniera un po' diversa dal solito. Ora, in termini formali, i trattati comunitari riconoscono alle imprese innanzitutto e ai cittadini del mercato il diritto di circolare liberamente nel territorio comune, quindi anche
nazionale, non della propria nazionalità, e di stabilirsi in qualunque parte del mercato comune senza discriminazioni o senza elementi di protezionismo nazionale da parte dei governi e degli stati nei quali ci si lega. Questo viene determinato nei trattati con quattro categorie: merci, servizi, capitali e persone. Sulle merci ci intendiamo facilmente. Si tratta della possibilità di ciascuna impresa di vendere il proprio prodotto sul mercato di ciascun altro Stato membro al pari delle imprese concorrenti di quello Stato membro. Dietro questo diritto di libertà di circolazione delle merci ci sono sentenze clamorose: la sentenza sulle birre del Belgio, la sentenza sulla pasta di Gran Teno in Italia e così via dicendo. Faccio questi due esempi per far darvi conto di come vada nel dettaglio a volte il diritto dell'Unione Europea, il tempo diritto comunitario sulle questioni che ormai non rispiglio. Insomma, in Germania nessuno può negare che la birra sia uno dei prodotti campioni di nazionalità e identità, non agroalimentare. Per i tedeschi la birra è come per gli italiani il vino alla prosciutto. E il processo di unificazione segue elementi procedurali insieme anche di collocazione di ingredienti e di lavorazioni che si chiamano paese. Perché l'esclavitura è solo il prodotto di un certo processo di elaborazione biochimica. In Belgio la birra sarà molto totalmente differente. Non mi chiedete qual è la differenza sul piano tecnico perché non lo so. Ma è il fatto che in Germania viene adottata una legge che qualifica il prodotto birra secondo le caratteristiche proprie della tradizione tedesca. E quindi viene fatto che l'industria bella di birra, la birreria del pescatore della Seligresion, diventa la sua birra nei supermercati tedeschi. Ma questa non è birra, è tedesca. Diciamo anche che se la metti gli scaffali dei supermercati tedeschi non la compiono neanche, perché per loro la birra è solo quella che si produce secondo le nostre tradizioni. L'industria bella fa causa allo Stato tedesco per una legge che la discrimina violando la concorrenza. E l'esito di questo processo che si svolge davanti alla Corte di Giustizia è una sentenza che ha il nome della brasseria, appunto della promossa, che stabilisce questa regola fondamentale. Quello che è questa cosa tocca anche all'Italia. Come si fa la pasta, come si fa il russo, insomma, a parte delle migliori paste secche del mondo, diciamo. Ovviamente la grana dura, pasta di grana duro che si cuoce bollente in acqua pura con un po' di sale, la ebollizione per 10 minuti, 12, 14 a seconda della consistenza, e poi si aggiunge il condimento, pasta al dente, non al dente, come si dice, la prima non ci interessa meno. Come si cucinava in Germania la pasta quando uscirono le famose sentenze sui pasticci? Semplicemente si servono dei barattoli dentro i quali c'è una sorta di melassa composta di pasta, sugo, carne, insieme, precotta, che si scaldava con la punta di fuoco d'acqua e un po' come quella della pasta bolognese, si dice bolognese. Oppure meglio ancora, cosa che adesso si trova anche nei supermercati italiani, pasta secca, non bianca, non gialla come la colore appunto della farina lavorata, dell'acqua, ma con colori strani, rosso, nero, verde, perché nell'impasto c'è anche il condimento. Essendo la pasta di Gran Teno, si cucinava in potato e questa si generava la solita vapore. Naturalmente la legge italiana non considera la pasta asciutta e non la rende commercializzabile. Cosa accade? Che l'industria tedesca fa causa al governo italiano e il governo italiano è costretto da un sistema lontano a modificare la legge. E teoricamente nei supermercati la si trovano anche questo tipo di prodotti. Ma si crede un paradosso, perché l'industria italiana ha dovuto fare causa al governo italiano per
per ottenere di poter produrre anche le pasta di grano tempo, perché si generava una discriminazione al rovescio, poiché per l'ordinamento comunitario non possiamo impedire alla pasta tedesca di essere commercializzata in Italia, noi accettiamo questa regola. Mescolanza di tradizioni culinarie e di abitudini e di affrancamento dalle tradizioni della regione di tempo, quindi sul piano commerciale ha un peso la discriminazione della legge. Quindi la libertà di circolazione delle merci come disciplina della concorrenza diventa centinaia di direttive sugli ingredienti dei prodotti alimentari, sulla dimensione delle banane, sulla circonferenza delle arance e dei mandarini, sulla sicurezza degli ascensori, sulle rotatorie nelle circolazioni extraurbane, non costruzionali, così via dicendo. Cioè un'informazione di regole in Europa per garantire che tutte le imprese, al di là della propria nazionalità, possano operare, agire, circolare, stabilirsi sul mercato comune in parità di condizioni con tutte le altre. Lo stesso riguarda i servizi, cioè le attività imprenditoriali, non di produzione di merci, alla comunicazione, ai trasporti, ai servizi legali su cui c'è un po' più di assistenza da parte degli Stati membri, ai servizi sanitari. Insomma, c'è una prospettiva di commercializzare in qualche modo anche quelli che per alcuni paesi comunitari sono servizi pubblici essenziali, ma per ora accantoniamo questo tema. E così via dicendo. I capitali, tra i servizi ci sono anche i servizi finanziari, cioè le banche. Questo che in Italia, nelle nostre strade, abbiamo tantissimi sportelli di banche straniere, che esistono, la circolazione dei servizi a parità di condizioni, imprese finanziarie straniere interne al mercato possono liberamente stabilirsi sul territorio italiano e viceversa. L'ultima di queste voci è appunto la libertà di circolazione delle persone. Qui però vogliamo fare una, come dire, direzione polemica, un po' più articolata. Perché questo? Perché quando i trattati comunitari prima e il trattato dell'Unione Europea poi parlano di persone, in realtà non parlano di persone, ma parlano di lavoratori, libertà di circolazione delle persone nel senso del mercato, come libertà di circolazione e stabilimento lavoratori stranieri, cittadini comunitari, in stati diversi per la propria convenienza. Come vi spiegherò, toccando un po' a fuori del cielo, alcune questioni di fondo che stanno emergendo oggi, questa è diventata la vera emergenza del processo di integrazione europeo. La libertà di circolazione è infatti riconosciuta quanto si sia lavoratori, perché siete in uno Stato appartenente all'Unione Europea, non di nazionalità, infatti, ci vuole un motivo, che può essere il turismo, fino a 3 mesi secondo le regole attuali, può essere appunto il lavoro, può essere lo studio, le cure, l'attività professionale, così via dicendo, ma non è consentito trasferirsi e stabilirsi in quanto le persone in uno Stato membro diverso da proprio, se non esiste una giustificazione funzionale al mercato. Qui c'è una questione che dà una luce accesa sulla crisi dell'identità europea di oggi. A parte le regole di Schengen che consentono a noi cittadini europei per gli stati carissimi a questo specifico trattato di attraversare le frontiere come se non esistesse, non ci controllano, si controllano i documenti, non ci sono un titolo abilitativo espatrio legato alla crisi di immigrazione. C'è una questione precedente, in realtà della crisi di Schengen, il fatto cioè che gli stati membri stanno chiudendo sempre
più rigorosamente i controlli sui cittadini che circolano nell'entrata comune non per ragioni di lavoro. Perché credete che il Regno Unito abbia costruito l'ipotesi di referendum per uscire dall'Unione Europea? Per contrastare i trasferimenti da altri stati dell'Unione Europea di persone, cittadine dell'Unione Europea, che come i primi mesi di lavoro o addirittura senza lavoro pretendono dal Regno Unito, devo dire la verità, meno da altri stati membri, perché il Regno Unito ha un livello di protezione sociale molto più basso della media degli stati europei, che pretendono dal Regno Unito prestazioni sociali, sanità, assistenza, scuola per i figli, i servizi sociali classici, ai quali attendono ciascun cittadino, che secondo il diritto dell'Unione Europea dovrebbe essere proprio ciascun cittadino europeo che legittimamente risiede, ma che per il Regno Unito sta diventando eccessivo. C'è un altro elemento di questa crisi che non riguarda lo Stato dell'Unione Europea, ma che viene a comprendere. Avete sentito che più o meno un anno e mezzo fa, in realtà è ritorna, alcuni cantoni svizzeri hanno cominciato ad assumere governi di alcuni cantoni svizzeri, partiti comunisti di alcuni cantoni svizzeri, hanno cominciato ad assumere un atteggiamento polemico verso i lavoratori transfrontalieri. Sono cittadini italiani che vivono in comuni al confine con la Svizzera, per i quali è molto più vicino alla città svizzera che Milano. Quel contesto geografico, la frontiera non ha molto senso. Io sono andato al paese, mio padre mi racconta che quando vivevamo lì, non veniva andare a fare benzina svizzera perché costava meno, 5-10 km e si tornava. Qual è il problema dei lavoratori trasfrontalieri? Che sono lavoratori illegali? No, sono lavoratori clandestini, forse. No, semplicemente sono lavoratori che vivendo in Italia e guadagnando in Svizzera accettano stipendi più bassi, quindi generano una competizione al più basso tra i lavoratori e sono sindacalmente scomodi, un po' come accade da noi, da quanto il mercato aperto ai paesi dell'estero, ovviamente la libertà di circolazione, si dice dai lavoratori che sono abituati a condizioni di protezione legislativa dei propri diritti e addirittura retributiva più bassa, è chiaro che rovinano il mercato, il che è vero, e direi che non soltanto è vero, ma è un disegno del mercato comune, cioè nel DNA del processo di integrazione europea c'è proprio questo obiettivo, quello di utilizzare la libertà di circolazione dei lavoratori come strumento di compensazione delle crisi, di shock finanziari asimmetrici, cioè che si creano in tutti i paesi e in altri no. Se il costo del lavoro scende molto in Germania, c'è più lavoro che conviene lavorare lì. Se i lavoratori in qualche misura si allontanano dall'Italia per lavorare in Germania, ma in Italia la sua loro volta generano delle condizioni di lavoro più favorevoli per i lavoratori di lavoro in Italia che abbattiamo il costo del lavoro. Ecco, la libertà di circolazione del lavoro strumenti in questa prospettiva è lo strumento del mercato, che lo è assolutamente per scelta consapevole. È una cosa che noi studiosi di diritto costituzionale stiamo cominciando un po' ad imparare. I diritti sociali o i diritti dei lavoratori, noi siamo abituati a gestirli problematicamente come diritti individuali del singolo lavoratore. Nella logica del mercato non è così, sono un aggregato finanziario. Se io faccio la riforma del mercato del lavoro proprio John Sartre, che cosa genero? Genero un effetto macroeconomico positivo, cioè abbatto il costo del lavoro in Italia, riducendo la protezione sociale dei lavoratori, ottengo prodotti a più basso costo, perché il costo del lavoro che incide sul costo finale del prodotto è più basso
conseguentemente dovrei insegnarlo a aumentare le esportazioni. Alterando in parte i diritti dei lavoratori secondo le regole costituzionali. Questa può essere per una sintesi, non voglio parlare di questo, ma quando mi si chiede ma non è incostituzionale la norma che ci impone l'Unione Europea, che appunto prevede che alcune norme costituzionali sui diritti sociali non possono più trovare applicazione perché per il momento è solo normativo di fondo, la risposta è sì, è incostituzionale, ma non c'è modo di far valere questa costituzionalità, perché questi sono due mondi paralleli che si sono giustapposti, non integrati, che sono ispirati a valori differenti da loro, che sono in conflitto e non riusciamo scientificamente, concettualmente a sanare questo conflitto. Quello che sarebbe necessario è un processo di integrazione politica che annacqui le reciproche rigidità, perché ci si rende conto, teoria costituzionale dei diritti sociali, per esempio, dei diritti dei lavoratori, e teoria del mercato dall'altra parte. Ma appunto qui sono i limiti degli studiosi che facevano la buona volontà della politica e anche dei lavori. E naturalmente questo lo mettiamo un po' da parte. Allora, questo è il contesto, questo è il contesto delle regole attraverso le quali funziona il sistema dell'Unione Europea. Vi dicevo che dal 1986 viene fuori l'idea di superare la dimensione di mercato del processo di integrazione per fare un salto di qualità, per tentare una integrazione tra i popoli, la costruzione di un concetto di cittadinanza comune, argomento del quale noi ne abbiamo già parlato, insomma, non so, e appunto elaborare una ipotesi di Stato federale. Nella metà degli anni 80 inizia a negoziare tra gli Stati membri all'epoca della comunità europea, di fare due trattati, un trattato sull'unione politica per costruire la cittadinanza comune e un trattato che accelerasse il processo di integrazione del mercato per arrivare al mercato unico, cioè per arrivare a quella stabilizzazione di regole che assorbisse tutti i problemi tipici della birra belga o della pasta italiana, insomma, riformando le regole interne in modo tale da abbattere ogni tipo di discriminazione legata a sui servizi. Purtroppo, come possiamo continuare a dirci, purtroppo gli Stati membri, meglio i governi degli Stati membri, non trovano d'accordo sull'unione politica. E quindi il trattato più ambizioso non si può costruire. E allora che si fa? Beh, uno riguarda il mercato unico, l'altro l'ipotesi, insomma, invece di due trattati facciamo uno solo. Così si attacca, ma non si esclude del tutto almeno il discorso relativo all'unione politica, e nel 1986 viene stipulato quello che per le ragioni che ho detto si chiamerà Atto Unico Europeo. Ma l'Atto Unico Europeo ha dentro, malgrado il fallimento del negoziato politico, le tracce dell'ipotesi di un'unione politica. Per esempio si comincia a dire, beh, l'Unione Europea non ha una carta dei diritti fondamentali. Almeno diciamo che comunque l'Unione Europea, che all'epoca si chiama ancora comunità economica, diciamo che almeno si ispira ai diritti fondamentali che sono nelle Costituzioni degli Stati o che sono nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che sapete è un'altra organizzazione internazionale che il Consiglio d'Europa non è ancora in corso. Se che non riescono a inserire nel trattato l'accenno ai diritti fondamentali rimane nel preambolo. Io mi ricordo che iniziai a fare il dottorato di ricerca nell'80, mi dicevano studi il valore dei preamboli nei sistemi costituzionali per cercare di capire se il preambolo ha effetto vincolante.
soltanto nel 1992. Attenzione, non la Carta dei diritti, ma il rinvio alle Costituzioni degli Stati membri. Il Trattato di Maastricht, nei primi articoli, stabilisce che l'Unione Europea, in questo momento poi si chiamerà così, rispetta, attenzione a questa parola, rispetta i diritti fondamentali come sono garantiti dalle Costituzioni degli Stati membri, tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Io sono allievo di un giurista, allora, 45 anni, che si chiama Gianni Ferrara, che è un paladino dei diritti costituzionali, in particolare dei diritti sociali. È un marxista che dice di se stesso: sono un proto-marxista, quindi che non hanno ancora raggiunto la posizione retta. Ma in riferimento a queste parti dice una cosa che effettivamente fa molto pensare. Non è un caso che quando l'Unione Europea parla dei diritti fondamentali non dice che garantisce, protegge, dice rispetto, ma fa questo testo, chi si alza si toglie il cappello. Sembra una sottigliezza semantica, però capite che questo vuol dire qualcosa di molto meglio di proteggere e garantire. Cioè non vuol dire attivarsi al fine di assicurare che tutti abbiano la fruizione, il godimento effettivo di questi diritti. Significa evitare di disturbare chi goda già di questi diritti in virtù delle costituzioni degli Stati membri. È molto molto meglio rispetto di garantire, no? E qui naturalmente rimane un po' congelato il discorso sui diritti fondamentali, che c'è soltanto una istituzione che un po' porta avanti queste pratiche dei diritti, che è la Corte di Giustizia, che ogni tanto tira fuori una sentenza di rottura in cui applica qualche norma della Convenzione Europea, inventa il diritto unitario non scritto dei diritti fondamentali, cerca in qualche modo di fare la sponda costituzionale all'Unione Europea, che non ha una dimensione costituzionale, ha una dimensione legislativa e di mercato. Accantonando per un momento il discorso dei diritti fondamentali, nel 2000 viene approvata la Carta di Nizza, ma ancora fuori dei trattati, insomma bisognerà aspettare il 2008 dall'86, perché una Carta dei diritti fondamentali che oltretutto parla solo di rispetto, articolo per articolo, rispetto per rispetto, diventasse parte integrante del tessuto normativo, cioè dei trattati dell'Unione Europea. Oggi è parte del Trattato di Lisbona, ma diceva accantonando il documento della Carta dei diritti, quello che di molto ambizioso progetto del Trattato di Maastricht nel 1992 ha tardato dal 2001 fino al 2001, inizio 2002, è la moneta unica. C'è un fattore distorsivo della libertà di concorrenza nel mercato comune che è il tasso di cambio tra le monete. Se un paese vuole sostenere l'industria nazionale non può finanziarla, non può adottare aiuti di Stato, non può decidere di incentivare fiscalmente quell'industria, non può aiutarla neanche con norme tecniche, con qualche espediente sugli ingredienti di quel prodotto per discriminare gli stranieri, può ancora fare una cosa, può svalutare la moneta in modo tale che i prodotti nazionali costino meno sugli altri mercati. Un fattore anticoncorrenziale. E per neutralizzare questo strumento ancora a disposizione di alcuni stati da una parte, ma soprattutto per evitare crisi inflazionistiche che questo tipo di atteggiamento produce, l'Italia è protagonista storico di grandi crisi inflazionistiche dagli anni, dalle dopoguerre ovviamente, dagli anni 70 e poi, si decide di costruire con una rinuncia di sovranità fondamentale una moneta comune per affidarne la gestione e la custodia ad un'autorità.
autorità indipendente fuori dal controllo dei governi degli Stati membri e, diciamo così, del governo dell'Unione Europea. Questo è un primo tassello fondamentale sul piano culturale. C'è ancora chi discute dicendo che i titoli finanziari europei sono un limite alla sovranità degli Stati, ma la sovranità degli Stati in ambito monetario e finanziario non c'è più da quando, come gli altri governi, l'Italia ha accettato di aderire al trattato sulla moneta unica e di trasferire quella politica in un'altra sede. Questo è già un dato di fatto che è iscritto nei trattati e ormai anche nella Costituzione italiana dopo la riforma della disciplina dei bilanci pubblici. Dunque, la moneta unica che cosa comporta? Dei vantaggi immensi, perché innanzitutto appunto elimina la concorrenza tra gli stati, inseguendo l'inflazione con il rischio di applicarsi all'inflazione. In secondo luogo appunto protegge dall'inflazione tutto, perché chi si avvantaggia dall'inflazione è soltanto chi ha debiti, chi ha crediti, chi ha una casa di proprietà, chi vive di stipendio fisso, chi deve in qualche misura sbarcare il denaro con un reddito limitato. E la stabilità dei prezzi è uno strumento di protezione del proprio benessere che non ha pari. E ancora la moneta unica ha il vantaggio di essere uno strumento potentissimo contro la speculazione finanziaria, perché un conto è speculare contro una moneta che ha come base economica un sistema che vale 1000, basta avere 1100 per distruggere il valore di quella moneta, un conto è speculare contro una moneta che vale 1 milione, cioè vale 1000 volte di più. Per speculare contro quella moneta ci vuole una potenza di fuoco che i mercati finanziari non hanno. Sappiamo che oggi i mercati finanziari infatti non speculano contro l'euro, ma contro il debito pubblico degli Stati membri, ma questo è l'argomento. Guardate che il discorso sta un po' complicato, ma oggi il processo di integrazione europea vive nella dimensione finanziaria innanzitutto, e poi trascina con sé appunto tutto il resto. Allora, vediamo come la moneta unica incide sulla capacità degli Stati e dei governi di gestire le proprie politiche pubbliche. La moneta unica, cioè il fatto che lo Stato non abbia più una propria moneta, impedisce l'utilizzo della politica monetaria come strumento di finanziamento della spesa pubblica. Cioè, la moneta unica neutralizza uno strumento di finanziamento degli Stati. Vi spiego banalmente con degli esempi. Fino alla metà degli anni 70, l'Italia, per esempio, che poi aveva delle regole che non lo consentivano più, ma potrebbe utilizzare solo la moneta unica, ma l'Italia per finanziare il bilancio statale, cioè per finanziare la spesa pubblica generale con decisioni politiche che avevano in parte la funzione di servire i diritti e gli interessi dei cittadini, in parte di vincere le elezioni, all'opera del governo futuro, aveva una serie di strumenti. Poteva aumentare le tasse, poteva naturalmente lavorare sulla spesa pubblica medesima, spostare le risorse dalla posta di bilancio all'altra, ma poi aveva a disposizione strumenti finanziari. Alcuni esistono ancora: chiedere in prestito denaro, vado sul mercato finanziario, vado dai risparmiatori, vado dalle banche, vado dalle imprese e mi chiedo: vuoi comprare titoli di debito pubblico che rendono il 8% in cambio di denaro in forma di prestito, e poi te lo restituisco a una certa data, nel frattempo ti corrispondo gli interessi. Quindi uno degli strumenti di finanziamento della spesa pubblica è il debito pubblico. Non
abbassa le tasse ai cittadini, spendo in deficit, quindi oltre quello che incasso, chiedendo denaro in prestito. È proprio lì che l'economia spinge, lo facciamo anche noi, da un punto per comprare le case, per finanziare l'acquisto di autovetture o poi con i consumi, come fare investimenti. Poi c'è un altro strumento, la banca centrale, la Banca d'Italia per esempio, aveva l'obbligo di comprare tutti i titoli del debito pubblico che il governo metteva in vendita, metteva in asta, e in quella data il mercato non comprava. Io ho bisogno di 100 milioni di euro di finanziamento e metto titoli da 100 milioni, il mercato compra soltanto 80. Ma questo è tanto un effetto terribile sui tassi di interesse, perché però la gente dice come non si comprano i titoli italiani, però forse sono titoli a rischio, allora per comprarli prendo più interesse. Quindi il fatto di non collocare sul mercato tutti i titoli in una volta ha anche delle conseguenze finanziarie immediate, oltre al fatto che mancano 20 milioni per mandare il bilancio di un equilibrio. Ecco, la Banca d'Italia si impegnava giuridicamente a comprare i titoli che lo Stato non riusciva a collocare sul mercato. Va finanziata la politica pubblica anche con altri strumenti. Esisteva un conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, come lo strumento di conto corrente delle nostre banche. Il ministro del tesoro andava e prelevava denaro, pagava un tasso di interesse, cioè uno strumento di conto corrente che era più o meno anche a seconda della congiuntura, era un'altra forma di indebitamento non visibile dagli altri governi. Poi c'è un elemento ancora di più: quando lo Stato si indebitava troppo, il costo dei titoli era troppo elevato, cioè gli interessi che lo Stato pagava era troppo elevato, c'era un modo attraverso il quale la banca centrale poteva aumentare la quantità di moneta in circolazione annacquando il valore del debito. Grazie, mi state seguendo? L'avete complicato anche per me, non sono economista, sia chiaro. Stato più moneta, lo Stato più denaro, i tassi di interesse salgono, però il valore del debito si annacqua. Andare a più di compito di comprare i titoli che lo Stato non riesce a collocare sul mercato, quindi non può più cambiare il valore del debito. Terzo, non può più stampare moneta per finanziare la spesa pubblica. Intanto lo Stato non controlla più la moneta. La Banca d'Italia non è più la sponda del politico. Che cosa può fare allora il governo per finanziare la spesa pubblica? E quello che succede oggi: aumentare le tasse, tagliare altre voci di spesa o chiedere che erano prestiti dai mercati, solo ai mercati però. Ma il denaro che chiede il prestito ai mercati non è oggetto di una politica illimitata. Perché? Siccome la moneta è la stessa in tutta l'Europa, almeno negli stati aderenti, il valore della moneta dipende dal valore del debito pubblico complessivo di tutta l'Europa, per quelle questioni che dicevo di rapporto tra moneta e debito. Quindi se un singolo Stato membro si indebita fuori controllo, compromette la tenuta della moneta di tutti. Ecco perché da Maastricht in poi vengono fuori i titoli finanziari. Tutti gli Stati membri si sono impegnati a rispettare i parametri finanziari. Deficit, debito, quello di cui parla la politica ogni giorno, i vincoli che vengono dall'Europa, che poi non vengono tanto dall'Europa, vengono dagli Stati europei insieme in Europa. 60% debito sul prodotto interno lordo, 3% di deficit, cioè di spese finanziabili con debito pubblico e con le tasse, sono vincoli che derivano dall'adesione alla moneta europea. Stop. Ci prendiamo nella descrizione del funzionamento della moneta.
descrivendo in qualche modo questa corresponsabilità. Allora veniamo alla crisi dell'euro. Come si genera la crisi dell'euro per la crisi del debito di alcuni stati? Vedete, gli stati tra di loro hanno continue relazioni commerciali. L'Italia compra fornitori tedesche, cioè non l'Italia è stato, i cittadini italiani, probabilmente la Germania compra prodotti italiani in misura equivalente sul piano finanziario, moltiplicate da tutto il numero degli stati membri per tutti i tipi di prodotti e servizi, e avete un'intensa rete di transazioni, cioè di operazioni commerciali nel mercato comune. Ovviamente queste merci si pagano con denaro, con moneta unica, con euro. Se l'italiano compra una macchina tedesca, spende 20.000 euro, 30.000 euro, 50.000 euro, se compra le macchine più costose, questi 50.000 euro vanno in Germania, è ovvio, no? Vanno cioè dell'industria tedesca, che vede la cultura sicuro con una concessionaria in Italia, insomma, siamo consapevoli del fatto che la sede amministrativa è in Germania. E naturalmente questo andare a tornare di denaro presuppone un equilibrio. Se il mercato comune non è possibile pensare che ci sia un solo paese le cui industrie vendono e altri paesi i cui cittadini comprano senza vendere nulla, perché prima o poi il denaro finisce in capo ai compratori e si trasferisce tutto in capo ai venditori. Per governare questa circolazione di moneta in Europa c'è un sistema di compensazione, si chiama, cioè un luogo artificiale gestito dal sistema europeo delle banche centrali in cui si compensano le poste, perché la moneta sia in quantità sufficiente in tutte le parti del territorio. Quando nel 2007-2008 è iniziata la crisi finanziaria, si è generato un processo di crisi non simmetrica sul territorio del mercato comune, per cui nel 2012 siamo arrivati al punto per cui la Germania come paese esportatore aveva accumulato più di 800 miliardi di euro di crediti rispetto al sistema monetario, perché importava pochissimo rispetto a quanto esportava, e paesi come l'Italia e la Spagna al loro posto erano in deficit. Come si risolve questo? Ma si può bloccare tutto, perché se non c'è sufficiente quantità di moneta sul conto corrente e arriva la rata del mutuo, io non posso pagare. Abbiamo quanti debiti io abbia, poi quanto alto sia il mio stipendio, devo incidere l'entrata e l'uscita naturalmente, o io devo avere meno denaro nel conto che mi serve per gestire le, diciamo, difformità temporali tra entrate e uscite. Ecco, il sistema euro nel 2012 era arrivato al punto della crisi di questo tipo, che non c'era denaro sufficiente perché nei paesi del sud venissero pagati gli stipendi, onorati debiti nelle transazioni commerciali private. Attenzione, non sto parlando dello Stato, sto parlando del mercato privato, perché la moneta stava circolando direzionalmente verso un altro paese. La Banca Centrale Europea ha annacquato il sistema con una quantità immensa di moneta in più per generare questo tipo di problemi culturali con l'economia nazionale. Qual è il punto di fondo? Questo è l'ultimo argomento su cui poi, diciamo, svilupperemo questo dei commenti critici. Il punto di fondo è questo. Sì, la Banca d'Italia può rimettere più moneta nel sistema per evitare la paralisi, però prima o poi il sistema si deve equilibrare da solo. Cioè la Germania, ho avuto l'esempio tedesco e italiano, ma insomma è ovvio che i paesi sono nell'uno e nell'altro ruolo, più di uno e così anche di loro.
bisogna fare in modo, dicevo, che la Germania esporti un po' di meno, importi un po' di più, in modo che escano le merci, escano un po' più di denaro e si compensi la bilancia dei pagamenti, così si chiama, in questa curva, e viceversa l'Italia. Ma per importare di meno, cosa devo fare? Devo fare in modo che non convenga importare. Devo fare in modo che le persone abbiano meno denaro per comprare prodotti stranieri e per esportare di più devo fare in modo che i prodotti nazionali costino di meno. Sì, posso ridurre le tasse, ma soprattutto devo migliorare quella che gli economisti chiamano la produttività del lavoro, cioè usare più tecnologia e meno manodopera. Usare una manodopera meno garantita e meno pagata, quindi deve firmare il mercato del lavoro. Il paradosso è proprio questo. Il paradosso è che un paese in surplus monetario, quindi più ricco e ha più denaro, secondo le regole dell'euro, dovrebbe espandere la spesa sociale, cioè distribuire più denaro ai propri cittadini, in modo che comprino più prodotti stranieri. Si dice tecnicamente sostenere la domanda interna, cioè dare più soldi alle persone che acquistano. Attenzione ai paesi che ne hanno meno bisogno, perché ha un tasso di disoccupazione quasi spiccato, quindi non ha bisogno di tanta protezione sociale, a meno che non accolga molti immigrati. E devo teoricamente aumentare gli stipendi, cioè devo rendere i prodotti tedeschi per ridurre la quantità di prodotti tedeschi esportati. E qui siamo appunto di fronte qui la politica non dà la mano al sistema. Perché la Germania dice, ma come, io ho un'industria così competitiva nel mondo oltre che in Europa, perché devo aumentare il costo dei miei prodotti per ricordare il sistema euro? Sono i paesi tecnici che devono a loro volta fare le cose uguali a portare le mie per sistemare lo squilibrio. Quindi ridurre la spesa sociale. Gli stati che ne hanno più bisogno, come l'Italia, la Spagna, la Grecia, hanno dovuto ridurre la spesa sociale per abbattere la domanda interna, la richiesta di acquisto di prodotti stranieri, per ridurre l'importazione. Deve tornare il mercato del lavoro. Guardate che noi abbiamo provato il giorno santo l'anno scorso, che credo che Fausto Barriero ne abbia cambiato contezza, quasi ci porta culturalmente al tramonto del diritto del lavoro, del diritto speciale rispetto al diritto privato, cioè un diritto in cui lo Stato si mette in mezzo perché le due parti fanno un contratto non hanno la stessa forza economica, ma è chiaro che la parte lavoratrice si converte, quindi avrebbe condizioni di sfavore nel rapporto, ma lo Stato ci mette delle regole che non sono disponibili nel rapporto con i privati. Siamo al tramonto nel mercato del lavoro, di questo tipo, ma la Germania l'ha fatto nel 2003-2004. Perché il mercato della produzione delle merci in Germania è così competitivo? Perché l'equivalente del nostro giornale, la Germania l'ha fatto nel 2003-2004. Allora, dicevo, per chiudere questo confronto, un paese come l'Italia che è in deficit, che è bisognoso di assistenza sociale, che ha un altissimo tasso di disoccupazione, tra l'altro geograficamente simmetrico, soprattutto giovanile, deve adottare misure di riduzione della spesa sociale, di riduzione della garanzia del mercato del lavoro e di abbattimento dei salari. Più il lavoro è precario, in termini di durata, meno costa, perché naturalmente il lavoratore ogni 8 mesi deve iniziare con un contratto di lavoro e se le condizioni del mercato scendono, perde la il lavoratore a tempo indeterminato mantiene le sue prerogative contrattuali e sul salario. Il lavoro che il lavoratore con 6 mesi di rinnovare il contratto con un'impresa di terza, ogni volta rischia di trovare condizioni più sfavorevoli. Complessivamente il costo del lavoro scende nella media. E questa è l'assurdità dell'euro, che alimenta queste asimmetrie nella gestione delle politiche pubbliche, nella gestione delle politiche del lavoro,
e nella garanzia dei diritti, perché appunto devono essere inseguite queste asimmetrie in quelle politiche, come si può dire, molto civiche. Allora la questione torna ad essere quella del punto di partenza, no? Oggi ciascun governo usa la crisi a proprio vantaggio. I politici tedeschi, soprattutto i populisti, fanno una campagna elettorale contro gli stati del sud dell'Europa spendaccioni. I politici, soprattutto i populisti del sud dell'Europa, magari abbiamo più di un esempio, fanno campagna propaganda contro gli stati del nord che sono distorsivi. Ciascuno poi si dimentica che si è indebitato. Al momento di parlare di debito, perché loro sono distorsivi, insomma, ognuno deve fare la sua autocritica. Ma quello che conta è che, come vedete, le difficoltà generate da un funzionamento corretto del sistema producono queste spinte che sono contro il sentimento di appartenenza comune. Cosa vi ho detto in apertura? Ma ci sono degli esempi storici di unioni doganali e di unioni monetarie che hanno fatto una fine migliore del mercato comune europeo visto ad oggi e della moneta unica. Abbiamo fatto l'esempio dell'Italia nel 1861, più o meno nello stesso periodo della Germania, qualche anno prima, penso. Che cosa è accaduto dopo l'Unione Doganale e dopo l'Unione Monetaria? Che si è costruito uno Stato unitario. Come sapete, gli Abruzzi si chiamavano così al plurale, appartenevano a quelli delle Sicilie, che qui siamo nel cuore, no? Del regime antagonista, quello che è inglese, che ha liberato, unificato o conquistato il sud a seconda del punto di vista. E lì la polemica ha senso in una certa fase storica. Che cosa fa lui? Assorbe nel bando di Sardegna le banche centrali degli stati del sud, banco di Sicilia, banco di Napoli, ma soprattutto erano molto ricche con delle riserve auree particolarmente pesanti, mentre il banco di Sardegna era in crisi di tenuta perché il governo che non si è dedicato fino all'inverosimile per sostenere le guerre di indipendenza. E a sorte un'unica banca, con tutte le risorse finanziarie, finisce un famoso istituto centrale che si chiama Banca d'Italia. Stati del sud perdono un portafoglio finanziario, perdono la banca centrale, perdono la moneta. Naturalmente l'idea è che non esistono più stati del nord e stati del sud, ma uno stato di carne. Però se ci guardiamo intorno, come io credo a Roma, no? Roma ovviamente è l'ultima parte d'Italia che viene annessa alla moneta d'Italia, quindi 1870, la Lombardia, da lì inizia la costruzione della capitale. Se circolate nel centro di Roma, dalla stazione Termini, notate che i quartieri più antichi sono spaccati da delle strade molto larghe, più larghe veramente, più pazze, somigliano molto a quelli di Torino, via Nazionale, via Cavour e tutta l'area intorno alla questione dei lati, i ministeri, no? Via 20 settembre, che non a caso sia il 20 settembre. 1870, questi 1880, sono costruiti con denaro pubblico, stiamo dando moneta, lira italiana, più lira piemontese, dai governi piemontesi che diventano i governi italiani. E spesa pubblica di finanziamento della rinascita economica avviene tutto il sud Italia. Arrivano le ferrovie che non c'erano, salvo il mano ricordi, come gli analisti dicono, noi dobbiamo mangiare il terreno, mancavano strade, scuole, ospedali, l'edilizia scolastica tradizionale italiana, scuole elementari e medie prevalentemente, ma anche alcuni, alcune scuole interne, sono tutte uguali in Italia, perché sono il prodotto della buona speculativa finanziaria senz'altro, ma della spesa pubblica che abbiamo in Italia, che redistribuisce il soccorso finanziario prodotto dalla unificazione monetaria come che geografica è stata. È quello che manca nel processo di integrazione europea. Arrivato a un punto di crisi è necessario ipotizzare
questa ricchezza che asimmetricamente si va collocando in parte e parte del territorio dell'Unione, ma non in alcune di queste cronicamente, rendere distribuita, non è distribuita gratuitamente, semplicemente iniziando servizi esattamente delle costruzioni di opere pubbliche, realizzazione di reti e così via dicendo, che diano un senso al mercato unico, non come terreno di competizione tra gli Stati e tra le autorità nazionali, ma della generazione della crescita comune. Il vostro movimento nasce qui e supera la soglia della pazienza. Se mi venite a me con un libro, c'è una pazienza, diciamo, d'altra parte non credo che siate abituati a vedere il comportamento di laterale, sono le elezioni frontali in senso di arrivare. Se adesso facciamo veramente più verso la base dell'ottavo, tanto più o meno in quello che non è che dovessi raccontarvi cose di altre informazioni. Il mio compito era quello di descrivere il quadro di sistema di problemi. Poi magari dopo la pausa, dopo durante il dibattito, ci sono due tre momenti su cuore in cui l'Europa sta gestendo oggi i diritti sociali della libertà di circolazione dei cittadini, come corollato di questo quadro che ho descritto, intanto tutti loro poi sono rimasti in silenzio, seduti e attenti, però apparentemente attenti, vi ringrazio moltissimo.
spunta nevole che inizia il potere, e oggi il potere è incarnato da tante cose, ma in particolare del governo. E se c'è una cosa, secondo me, costituzionalista o strumento, il diritto costituzionale delle poesie, come attitudine mentale, è la diffidenza, no? Allora il governo che dice, il governo, qualsiasi governo, che dice, perché questo è come tutti i governi, nel tempo e nello spazio, che le regole di austerità sono fini a loro stesse, secondo me che sono malizioso, lo dice perché vuole espandere un po' la spesa pubblica, vuole dare l'euro, soprattutto durante i periodi elettorali. Quindi la diffidenza che dice di questo, cioè, che era voluto dire, però dentro questa domanda c'è il cuore della vicenda che ti ho raccontato, cioè visto il sistema della moneta unica e l'integrazione dei mercati, le politiche pubbliche di spesa ma anche di gestione del debito di ciascuno Stato membro non possono più essere gestite da nessuno Stato membro in isolamento, perché generano effetti di sistema che valgono per tutti gli Stati, cioè incidere sugli equilibri finanziari attraverso politiche di questo tipo, espandendo la spesa pubblica o contraendo, aumentando le tasse di concettole, flessibilizzando il mercato del lavoro o irrigidendo, aumentando il salario o meno, cosa che il governo ovviamente farebbe libero da ogni vincolo perché ha di fronte a sé gli interessi dei propri cittadini oppure appunto le proprie convenienze elettorali. Oggi sono una missione che devono essere gestite in comune in sede appropriata. Vede, l'Unione Europea può essere interpretata secondo due direttrici. Ciascuno Stato ha rinunciato alla propria sovranità su settori molto importanti della vita economica, politica e sociale. Ha rinunciato al vantaggio di chi? Le due direttrici possibili sono queste. O perché, come scritto nei trattati, ciascuno Stato ha convenuto sull'opportunità di esercitare congiuntamente questa sovranità, per esempio nel Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, dove siedono tutti i governi e ciascun governo, ed è l'attitudine costruttiva dell'Unione Europea, che guarda caso hanno gli Stati più attrezzati diplomaticamente, combattono in ogni dossier, sono in forma, sono in fila per proteggere gli interessi nazionali. Oppure che è l'attitudine mentale di molti politici italiani, di quelli che vanno sempre in televisione, delegare prevalentemente a qualcun altro, come se il compito di gestire la politica e incidere sulla sovranità degli Stati nelle sedi europee, in cui c'è una seria intestata al governo italiano, non spetti ai politici italiani, ma ai fantasmi, perché i politici italiani devono andare in televisione. Ci sono politici italiani parlamentari europei che appunto pensano che il loro ruolo sia parlare in televisione. La loro mentalità è quella che la rinuncia di sovranità non è funzionale a esercitarla congiuntamente, ma a delegarla a qualcun altro per poi lamentarsi dei risultati. L'austerità è uno strumento di risanamento finanziario fine a se stesso o uno strumento di equilibrio della crisi finanziaria d'Europa a seconda della mentalità che assumiamo, diciamo, come cittadini sul piano critico e come componente del sistema nell'ambito del soggetto Stato italiano, governo italiano. Quindi è il cuore della vicenda in modo in cui interpretiamo l'essenza di questi vincoli finanziari. Grazie.
durante la crisi del 2012 gli stati ricchi come l'America dovevano attuare delle riforme finanziarie come quella di sostenere maggiormente la domanda interna. Però come ha detto lei, queste riforme non sono state attuate. Perché invece gli stati tra i quali dei poveri come l'Italia e la Spagna hanno invece dovuto attuare queste riforme? Sempre nell'ambito dell'euro, quindi come la Germania, come ho detto prima. E dunque, nelle regole trattati, tutte le regole che sono conseguite dal fiscal compact per i primi 5 anni, vengono stigmatizzate non soltanto le situazioni di squilibrio in deficit, ma anche quelle di surplus. E ogni anno la Commissione elabora una decisione, una specie di memorandum indirizzato ai singoli Stati membri ai quali attribuisce i compiti per riequilibrare la finanza nazionale. E la Germania, nel proprio piano nazionale di riforme, ha queste voci di appunto espansione della domanda interna, no, aumento dei salari, espansione del spazio sociale, così via dicendo. Il punto di fondo è che mentre uno Stato in surplus che riceve una sollecitazione di questo tipo e non la accetta, va incontro soltanto a delle ipotetiche sanzioni legali, quindi ad una nota di casa, a qualche provvedimento insieme alle sedi istituzionali appropriate, uno Stato di vecchio che non attende a questi vincoli non riesce a finanziarsi, cioè ha una conseguenza immediata e dolorosa, che è quella di non ottenere prestiti a un saldo di interesse con le altre. Quindi la pressione materiale che la regola nei confronti dello stato di deficit ottiene a sostegno è talmente più energica che c'è la simmetria anche nella messa in regola con i conti perché insomma così chi è in deficit. Da un lato c'è esattamente solo un ricordo, cioè la stigmatizzazione non stai ottenendo gli obblighi massimo, c'è una discussione prossima, no? Viene una discussione quantitativa, sarebbe un po' fatto, però non fatto. Lo stato di deficit ha a fronte dei creditori che devono rinnovare il debito a scadenza. E se dicono ai creditori che i dai soldi che ti ho prestato tutti adesso, ti vanno a vivere in fallimento. Quindi per rinnovare il debito a scadenza pretendono in cambio subito le misure di aspetti, la pressione materiale che il creditore può esercitare chiaramente rende molto più vincolante dal tipo di imposizione. Domanda estremamente intelligente.
uno dei sintomi dell'assenza di questo sentimento di solidarietà tra gli Stati Uniti è dato proprio dalle guerre in giro per il mondo, perché l'Unione Europea, per questioni di interessi nazionali che sono differenti, no? Le logiche degli schieramenti globali, fanno sì che gli Stati continuino generalmente ad assumere un atteggiamento, intervengono, assistono, che all'aereo individualmente. Cioè non si riesce ad accettare l'idea che si decida insieme cosa fare. Immaginate l'efficacia in Toccato 1000, una decisione assunta dall'Unione Europea come un tutt'uno, non solo sul piano militare, quando serve, sul tema dell'assistenza economica e della gestione della crisi stessa. Perché la decisione comune che cosa implica? Implica che quando si inizia la discussione, ciascuno ha una sua posizione, quando si chiude la discussione, ciascuno deve aver rinunciato alla sua posizione di partenza, perché la maggioranza o il senso comune che si è costruito porta verso un'altra ipotesi. E questo non si riesce a ottenere. Possiamo stare nella testa degli egoismi politici, dei protagonisti di questa vicenda, noi possiamo semplicemente registrare che manca questo affatto comune, anche perché ci dicevamo prima sul voce fuori di microfono, la situazione di difficoltà che si vive, vuoi la situazione di immigrati, che è una benzina, no? Vuoi per la crisi finanziaria, dell'occupazione, accende questi populismi. I populismi non sono altro che strumenti della propaganda che, andando al cuore del problema immediato, lo denuncia come se potesse scomparire all'istante. C'era un comico degli anni 80, una donna molto molto efficace, anche se estremamente caustica, che una volta incarnò un politico di questo genere come personaggio. Mi ricordo che la propaganda diceva, ma il suo programma politico cosa si deve? Basta alluvioni, basta terremoti, basta crisi economico, come se denunciare la crisi fosse, non sembrano le comunità ancestrali, che c'è un capo espiatorio, così si fa un sacrificio, non è che costruisco la vita contro l'alluvione, prego Dio, la dignità del momento, e quindi sacrifico il capo espiatorio. È un'idea in qualche modo che vede responsabilizzazione di ciascuno e del sistema politico in sé. Però qual è l'effetto ridotto al populismo? Che siccome ha successo elettorale, destabilizza i progetti politici che in qualche modo sono più costosi in campo elettorale e costringe quindi un po' tutti a inseguire, si dice, la faccia dell'elettorato, cioè l'egoismo dell'elettore che dice, guarda, non mi stare neanche a spiegare il problema di complesso, io voglio un sapore che rispetta, voglio che non ci sia appunto il terremoto, che non ci siano i flussi migratori, come se non esistesse la storia del mondo, dell'idea non fosse storia di migrazione. L'emergenza dei rifugiati nell'arco di una sola settimana con 100.000 persone non è normale, ed è causa ovviamente di errori che commettono i paesi che sono in grado in qualche modo di gestire queste crisi se solo lo dovessero. Nel momento in cui la crisi scaturisce, nessuno Stato può essere attrezzato a gestire 100.000 profughi in un giorno solo. Però, e qui è il punto della domanda, certo si è che mano a mano che questi flussi migratori cambiano rotte, si sviluppano egoismi nuovi. Per cui prima, no? Tutti sono grandi con l'Italia per accogliere, non accogliere per il posto del sud, ora che i flussi migratori passano via terra attraverso confini da terra, addirittura prendo, insomma, vediamo prima della prima guerra mondiale, sa, se le proposte di incendio che ora si trovano sui sentieri dei domini torneranno in auto, non vediamo, ma sembra una barzelletta, lo diciamo spesso in questo tipo di riunioni. Il sentimento immediato, sapete qual è? Come se all'improvviso tutta la politica europea avesse deciso di accettare, e di dire facciamo che a governarci siano i bambini. Come si passa per un giorno il Consiglio Comunale, non è un bambino che ci rimane, un giorno, non è che si è qui la questione dell'Europa, dei bambini, le
inseriti a lupi, sembra una lupi, perché hanno una mentalità opportunistica, diciamo così. Ma qui si ritiene come la tua. Grazie.
Stato, ma un sistema
lavoro, portando un lavoro un peso, io quello perdo, c'era una forma di sostegno al reddito per dare nome alle cose, scusando dei esempi, tipo cassa integrazione o assistenza sociale che consentiva ai cittadini europei, sempre lavoratori, in cerca di lavoro, quello che hanno perduto, di rimanere un po' più tempo legittimamente, anche usufruendo di benefici sociali, insomma magari non di un sostegno al reddito finanziario, ma già la possibilità di accedere alle notizie senza alcun alle cure sanitarie o alla scuola per i minori è un elemento che già risolve gran parte dei problemi, poi per il resto non si è andato. Ebbene, questa nuova direttiva ha limitato moltissimo la capacità di circolazione dei cittadini non autosufficienti all'interno dell'Unione Europea, perché si dice, si denuncia da parte degli Stati, hanno vedete che fanno shopping dei servizi sociali in giro in Europa quando sentono che c'è più protezione sociale da una parte o dall'altra. Tutto questo ha generato ovviamente un cambio di paradigma, come diciamo noi, ma ci sono sentenze della Corte di Giustizia che oggi riconoscono, in virtù di questa normativa, il diritto degli Stati di negare ai cittadini europei ma non nazionali, ex lavoratori, che hanno perduto il lavoro e quindi vengono in una prima fase con misura di sostegno al reddito, una cassa integrazione, scaduto quel termine, li aspettano, perché ormai non sono più autosufficienti economicamente. Mentre in passato il regime di ex lavoratore consentiva una residenza legale, quindi il diritto di accedere all'assistenza sociale se si fosse perduto il lavoro e fosse, diciamo, esaurito il termine di sostegno al reddito, oggi non è più obbligatorio, lo Stato può legittimamente, c'è una famosa sentenza che riguarda il Jobs Center, l'ufficio di collocamento di Leipzig in Germania, che voce del tribunale, scaduto il periodo, non ha sufficienza di ritornare nel tuo paese. Questo discorso, come vedete, è proprio il cuore della crisi dell'identità europea, perché non ci nascondiamo di diritto, significa brutalmente dire che o tu produci il reddito di un paese o non sei più gradito e che tu sia cittadino europeo non conta più nulla. Questo è un elemento di egoismo sociale, che poi parliamoci chiaro, è ovvio che è sempre una lotta dei ricchi contro i poveri, e però tradisce un po' la relazione settoriale dell'Unione Europea, sul mercato, sulla produttività, non solo uso del lavoro come strumento per cambiare il costo dei prodotti, ma quando poi il lavoratore è in difficoltà. E se ci pensate, la questione è proprio la dimensione del fenomeno. Non ci occupiamo più di essere individui. Pensiamo alla somma degli individui e a quanto costerebbe in termini di struttura del mercato se questi individui recepivano su 10, 100.000, 100.000 e come si fa? Allora lo tengono qui e poi non è poi. Quindi, come vedete, la risposta alla sua domanda è una risposta, come dire, laconica. Magari esistesse un sistema che governasse al centro, non che sta generando origine. Potrebbe essere un primo passo verso la costruzione di un'unione di persone, non soltanto di un mercato. L'evasione fiscale è la domanda che contiene la risposta, no? Quando sono in crisi finanziaria, devo ridurre le spese sanitarie, devo ridurre le prestazioni scolastiche, eccetera, eccetera. Però, siccome la lotta all'evasione dovrebbe generare una compressione della produttività, si fanno tutte insieme a cattura il problema con metodo di giustizia legale. Poi è proprio un furto di libertà che viene commesso reciprocamente dai cittadini ed è il problema dei problemi, poi il problema non è solo l'evasione fiscale. È l'evasione fiscale e la corruzione, in cui si sta, diciamo, combinato sistema che genera ovviamente quello che sappiamo. Parliamo di lingue finanziarie, di deficit, di debito pubblico, e non andiamo a cercare soldi dove sono per avere in qualche modo conferiti. Chiaro però che il problema di efficienza della lotta all'evasione, di produttività della caccia alle streghe, così dicendo, perché c'è un risvolto ovviamente erroneo, no? Per generare il panico per dettagli burocratici invece di combattere l'evasione. Distruggo la vita dell'imprenditore perché si è dimenticato un titolo sul foglio, tutto questo succede in Italia, no? L'accanimento per il dettaglio, poi un grande fenomeno
visione ed è in questo una carezza motivata da un fondo europeo, un debito pubblico gestito in maniera unitaria che riduce il peso del debito pubblico dei singoli stati in un fattore di destabilizzazione delle diseguaglianze. Quindi, do una risposta molto pratica. Lei è un debitore, io sono un debitore cronico, va bene? A un certo punto dire che il debito è riguardato, io non c'è modo che possa restituire quello che deve, è anche facile, non ho modo di restituire il debito, oppure posso restituire solo la metà di quello che mi devo, mi accontentate o niente. Allora, se io non ho paura delle botte o delle spiegazioni della mia casa, posso fare questo. Sapere che verranno aggrediti i miei beni e che probabilmente romperò i rapporti con queste persone. Però se io sono uno Stato e ho da mantenere ospedali, scuole, lavoratori dipendenti pubblici, servizi alle imprese, trasporti, eccetera, 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 per gestire il mio bilancio annuale, ogni anno uso 400 miliardi di denaro che viene messo. Nel momento in cui dichiaro, da questo momento non restituisco il denaro che mi è stato prestato, cioè denuncio il debito, come ne restituisco una sua parte, devo essere pronto il giorno dopo a gestire la circostanza del futuro che quei 400 miliardi non verranno rinnovati, cioè nessuno ci resterà più denaro, quindi devo, e la cifra è fatta in termini assoluti equivalenti più o meno a questo, tagliare il 50% di un giorno costa sempre. Quindi denunciare il debito pubblico significa sì, rifondare a capo la storia finanziaria dello Stato, distruggere una generazione di cittadini, perché una generazione di cittadini si troveranno senza tutti quei servizi da oggi a domani, non solo il cioè il solo giorno dell'annuncio, come è successo in fronte di uno Stato che appunto non ha più modo di finanziarsi sul mercato perché nessuno interessa di denaro, oltre al fatto che una parte del debito è dei cittadini stessi, cioè sono cittadini che hanno dato per risparmio lo Stato, non ce l'hanno negato per la sua interesse, non c'è anche in crisi economica interna perché non hanno dato il tempo per le imprese che hanno prestato denaro allo Stato appunto quest'anno. La complessità della crisi è proprio questo, che appunto il creditore e il debitore sono stati in cucina, ma a un certo punto non sanno gestire l'uno l'attacco e l'altro si abbracciano, dicono che non mi attorno e l'altro deve separare. E il creditore e il debitore sono un abbraccio un po' di questo tipo, perché se fallisce il creditore, fallisce anche il creditore che ha a sua volta dei debiti, che deve pagare per quanto riceve. È una catena che chiaramente non conviene a nessuno. Questo ritorna alla domanda che mi aveva fatto il vostro collega lì su ruolo degli stati creditori, degli stati in surplus, che naturalmente hanno l'obbligo non solo morale di agire in termini di politica finanziaria di bilancio conforme al modello per equilibrare rispetto a quello surplus, ma anche di convenienza interna, perché se fallisce un creditore fatto una conseguenza diretta sostanzialmente. Sì, adesso ti do la parola, però solo di una cosa che volevo fare, allora abbiamo parlato di molte cose, no? E stato parlando da volte del concetto di solidarietà. Vorrei che fosse chiaro una cosa, solidarietà vuol dire assistenzialità, assistenzialismo verso chi ha bisogno, ma solidarietà è un termine giuridico che fa riferimento a una responsabilità congiunta. Cioè la solidarietà implica che dei soggetti, nel nostro caso gli stati membri dell'Unione Europea, decidono di condividere la responsabilità dei problemi comuni, che guardano ovviamente sempre ai soggetti più deboli, ma perché si sono resi conto che il destino è comune, no? L'Unione è come poi dei singoli stati. Thank you.
territorio. In compagnia con il passato, è vero che devo realizzare una moneta, comunque non fa sempre bene, ma l'Italia ha fatto la migliore di gran lunga, cioè il permesso esportato. Economia deve diventare tattica, secondo me, cioè dovremo
obiettivamente in corso una transizione da poterla fare. Direi che è una cosa che mi fa piacere, perché ha contestato il merito politico quando stava avvenendo, ha partecipato alle assemblee, ha fatto pressioni con associazioni parlamentari. La riforma dei bilanci pubblici del 2012 ha generato, secondo me, un appuntamento di forma di Stato, compromettendo molto la sostenibilità progettuale del Stato sociale come lo avevamo conosciuto fino a quel momento. Poi, dentro questa risposta, diciamo, alla comica, si possono dire tante cose. Per esempio, io ritorno alla domanda che aveva fatto la ragazza, i vincoli finanziari non mi dicono che non devo avere Stato sociale, mi dicono che non devo esagerare contro una certa soglia con l'indebitamento. Io posso ricollocare la spesa pubblica. La spesa pubblica che paga il 50% del PIL nazionale consente molto enorme. Spero meno, faccio degli esempi che non sono fondati e dico cose a caso, spero meno la spesa militare che è una regola di solidarietà, l'otto contro le azioni non è più efficace, penso al servizio scolastico, insomma, ci sono margini di enorme, 400 di spending review, che vuol dire danni lineari, vuol dire ricollocazione della spesa non diretta al servente dei libri costituzionali che ancora non sarebbero, diciamo, sostenibile il modello di Stato sociale, di democrazia sociale, come diceva, pur l'ambito dei libri dell'austerità conseguente. Obiettivamente questa è una questione di scelta pubblica, di sostenibilità politica delle scelte. Posso fare una sola conclusione in merito, adesso vi rendete conto di quello che vi siete inflitti di sofferenza per non aver voluto portare nella prima parte della riunione, perché l'interlocuzione di questo titolo è molto più vivace e sostenuta dalle vostre provocazioni, soprattutto funziona il linguaggio comune che si sta costruendo. Diventa un dibattito molto noioso. Per il futuro ricordatevi che l'intervento che diciamo proprio che è molto più efficace di sostenibilità di questo servizio della